Monitorare e delineare lo scenario di web e social media in costante evoluzione e condividere conoscenze ed esperienze realizzando una sinergia tra i vari attori. È stato questo l'obiettivo del convegno Island 2.0, un evento formativo svoltosi a Capri al quale hanno preso parte addetti ai lavori e opinion leader internazionali. Internet e l'avvento dei social network hanno rivoluzionato il modo di fare turismo. Web e turismo viaggiano ormai di pari passo. Occorre generare, secondo gli organizzatori del convegno, nuove realtà e prospettive per il mercato turistico, anche alla luce della recessione economica, per modificare strategie e scenari individuando strumenti più evoluti per gli operatori del settore. L'evento, moderato da Ugo Righi, è stato organizzato da Hermes Hotels. A seguire nell'ordine ascoltiamo Marco D'Amore di Hermes Hotels, Luca Colombo di Facebook Italia, Vittorio De Otto di TripAdvisor, Giorgia Valagussa di Trivago. Questo evento formativo che abbiamo organizzato oggi di Island 2.0 è perché vogliamo dare un messaggio che il web è molto importante per quanto riguarda gli albergatori. E quindi anche su isole come Capri è importante che gli albergatori si affacciano a questo mondo del web. Oggi ci saranno i maggiori responsabili d'Italia delle varie aziende dedicate al web, cioè il responsabile di Facebook Italia, TripAdvisor, Trivago, Expedia, quindi sono le maggiori personalità proprio che ci spiegheranno e con i quali possiamo interagire per farci capire come fare al meglio il nostro lavoro di albergatori. Qual è il binomio tra Facebook e turismo? In che modo Facebook può influenzare le scelte di un turista medio italiano? Ma in generale Facebook è un po', se vogliamo, una rappresentazione chiara di quello che è il fenomeno del passaparola in forma digitale. Siamo sempre stati abituati spesso a prendere decisioni di acquisto in ottica viaggio con quelle che sono appoggiandoci alle esperienze dei nostri amici piuttosto che parenti attraverso appunto quello che è il passaparola, che oggi avviene in maniera molto più spontanea e molto più, diciamo, diffusa attraverso il mezzo digitale. Facebook aiuta proprio anche a connettere le persone e le passioni affinché le persone possano avere appunto maggiori informazioni utili per prendere queste decisioni di acquisto. Quindi influenza, se vogliamo, quella che è la parte alta, di solito si dice il funnel di acquisto dei consumatori quando devono appunto prendere una decisione mettendo insieme tante informazioni appunto utili. Con l'evento del web 2.0 il navigatore che prima era spettatore passivo è diventato attivo attore e quindi ha la possibilità di concretamente scegliere su un network aperto 24 ore su 24 il proprio viaggio perfetto, quindi costruirlo su misura, anche perché con la recessione che c'è spendere i soldi in maniera coerente è il metodo migliore per il viaggiatore. Come va incontro al turismo questa situazione? Beh, si crea molta competitività fra gli alberghi perché sono consci del potere che ha il viaggiatore oggigiorno nelle scelte di viaggio. Per quanto riguarda invece TripAdvisor, diventa sicuramente un'opportunità se si guardano le recensioni come fonte di ispirazione per migliorare il proprio servizio. Laddove ci sono delle lacune, se ci sono, si può tranquillamente rispondere alle recensioni e da queste anche migliorare il proprio servizio. Secondo me il futuro è sicuramente online e il turismo in questo senso è alla pari con l'avanzamento tecnologico e quindi anche l'espansione, no, di internet ai giorni nostri. Trivago è una compagnia internazionale, quindi noi vediamo proprio l'influenza e l'impatto del turismo online in senso internazionale appunto. E, sì, assolutamente il turismo è cambiato, la gente prenota sempre più online, cerca online, si informa online, quindi sì, secondo me insomma il futuro è online.